Domani chiederò udienza al dottor Frezza perché vorrei avere un Al pubblico colloquio come ministero, presidente ok. della Triestina per poter anche io dopo 6 mesi essere presente in un tribunale di Trieste e dire la mia. Siamo sotto attacco, vado in procura. Questa è la sintesi del Pontrelli pensiero al Caffè dello Sport. Oggi però in procura noi ci siamo stati per davvero e il procuratore capo Mastelloni, unico deputato a parlare con la stampa, guarda caso era già a conoscenza dello sfogo del presidente della Triestina di ieri sera e del riferimento proprio alla procura. E sostenendo come al momento non ci sia nulla da comunicare, evidente come su questa gestione dell'Unione le antenne della magistratura si siano quanto mai drizzate. E quel fascicolo NCR, ovvero di notizie non costituenti reato, ma valido quale informativa, già aperto in epoca Memeti in Bocco, quasi certamente si è arricchito di nuovi dettagli. Quanto all'incasso sequestrato per metà domenica, peraltro, è lo stesso Pontrelli ad ammettere che si tratti solo. Questa vicenda dell'incasso è soltanto una punta dell'iceberg. La tesi di Pontrelli è quella di un complotto a tutto tondo contro la sua proprietà, istituzioni comprese, e riferimento al comune appare evidente. In questa città particolare, che giorno per giorno nascono delle cose contro questa proprietà, neanche nel Sudan succedono queste cose. Corruzione totale, le istituzioni che questi ultimi giorni si permettono di invitare persone per trattare la Triestina e per il futuro della Triestina, quando la Triestina è di proprietà privata. Poi se la prende con l'ex proprietario della Triestina Cergol, che di recente ha fatto inviare dai suoi legali una lettera per recuperare i 20.000 euro relativi ad una fideiussione mai azzerata dall'attuale proprietà. È successo anche questo, ex proprietari che hanno creato buchi e dove questi ultimi giorni mandano notifiche di incassare dei soldi dalla Triestina. Infine la questione dei bonifici ai giocatori, per i quali la deadline era stata fissata al 13 di marzo. I bonifici sono partiti, Oh, i ok. miei giocatori non avranno problemi e se fosse, come stavi dicendo te, che i giocatori domani non si allenano, avranno le loro problematiche perché ci sono le conferme che i denari sono partiti.